protocollo prevede un intervento perché attraverso i lavori del 110 avremo sicuramente in questi mesi e nei prossimi un accumulo di tutti quelli che sono gli svuotamenti, soprattutto degli appartamenti, e quindi avremo tantissimi ingombranti, tantissimo materiale che è difficile da recuperare. Noi ci eravamo già preoccupati qualche mese fa, se voi vi ricordate, abbiamo fatto dei lavori per il ripristino dell'accesso di Carapollo dedicata proprio a questo tipo di intervento. Quindi questo protocollo lo accogliamo a cuor leggero perché abbiamo già lavorato sull'infrastruttura. Abbiamo rifatto la pavimentazione, abbiamo rifatto l'ingresso, abbiamo dedicato una persona ad accogliere tutti quelli che vengono a scaricare a Carapollo. Ora ecco, bisogna organizzare. Organizzare nel senso che la normativa è abbastanza specifica, prevede tutta una serie di accorgimenti sia nei formulari che nel trasporto. Questo protocollo mette nero su bianco le regole per poter conferire a Carapollo. E in sostanza sarà l'azienda a contattarvi o come si svolgerà in pratica proprio l'attività? Certo, ciò che è scritto sul protocollo è incisivo, ma noi comunque diamo un margine di libertà, quindi cercheremo di organizzarci al meglio. Perché? Perché naturalmente gli associati dell'ANCE non sono pochi, i lavori sono tanti, quindi dedicheremo dei giorni e un'attenzione particolare a questo tipo di problematiche.